È venuto coach Neven Spacchia nel post partita di questa gara 2, do lei la parola per il suo primo commento sulla gara. First of all, I would like to congrats Dinamo Sassari and coach Buchi for an amazing performance tonight. They played amazing basketball offensively, defensively with a clear idea from the first moment what they want to do. Innanzitutto congratulazioni a Sassari per la meravigliosa partita pallacanestro messa in campo, in attacco e difesa avevano veramente le idee chiare e hanno messo in campo quello che hanno preparato. I think since I came here this is the worst 20 minutes of our team. Sono i peggiori 20 minuti da quando sono qui. Really didn't work anything. E non ha funzionato davvero nulla di quello che avevamo preparato. We had a problem like the first game, the same, completely the same problems, and in mid-time we didn't score. Abbiamo avuto gli stessi esatti problemi della prima partita e allo stesso tempo non abbiamo segnato. Now it's most important to cool down, to understand this is a playoff, every game is different. Ora dobbiamo trovare il modo di resettare perché questi sono i playoff e dobbiamo appunto resettare la mente e, every game is e tutte different. Le partite sono diverse nei playoff. I'm so sorry for our fans. I would like to congrats them for the amazing support. They stay with us till the last moment, even we were mostly of the time out of the game. We didn't come even close. They support us, and I really appreciate it. And if I have to sorry something, it's special for them. E dispiace per i nostri tifosi, voglio ringraziarli e congratularmi per il meraviglioso supporto che hanno dato fino alla fine. Noi non siamo neanche stati vicini alla loro performance, per cui se c'è una qualcosa di cui sono veramente dispiaciuto è per i nostri tifosi. Thank you very much. If you have any question, you are more than welcome. Prego, domande. Coach, come si spiega questa netta differenza tra il primo e il secondo tempo? Perché comunque il primo si è fatto per una partita, ma eravate lì. No. It's not happened often in my life, but I saw such games. Like nothing worked. Whatever you think that you can do, we didn't do. That's been a horrible night for us. I cannot find not even one positive thing inside our game. And of course, as an experienced coach, as a coach of the team, I cannot take this responsibility on myself. Blame on me, of course. Cannot say words to this group. We went so many games, and then the numbers didn't work for us because we won so many games. And I think that all bad happened in these 20 minutes. Non succedono spesso 20 minuti di questo tipo, però li ho già visti in carriera e succede appunto proprio quando non ti riesce nulla. Abbiamo avuto una partita, una nottata orribile e non trovo nemmeno una cosa positiva da questa partita. Ovviamente come coach, come per l'esperienza che ho, prendo tutta la responsabilità perché non posso dire veramente nulla a questo gruppo di giocatori che ci hanno portato fino a qui, i numeri parlano per noi, abbiamo vinto tante partite, però negli ultimi 20 minuti ha funzionato veramente tutto male. Coach, al di là delle statistiche, il tiro così non ha funzionato niente, però è sembrata una squadra scarica anche a livello di idee di gioco, cioè non ha funzionato proprio costruzione di gioco, cos'è forse... I don't think that someone can overcoaching this team or win against team just because one or two tactical details, you know, there is so many things. First of all, their physicality, we couldn't find out. Okay, I you know, when you watch the film, when you watch the game again, you find out and you know better. But like I said, simple, we didn't work tonight. Also, aspetta. You are in rush. Non credo che per questa partita si possa parlare di una cosa, un aspetto, semplicemente non ha funzionato tutto. La prima cosa che mi viene in mente è la loro fisicità, che è stata devastante, però non si può analizzare soltanto una cosa. Ovviamente riguarderemo la partita e troveremo tante piccole cose che non hanno funzionato, però semplicemente non abbiamo funzionato nel nostro complesso. E dal punto di vista mentale il dato sui tiri liberi spiega tutto. Even that,
Even that didn't work. Sì, ovviamente anche questo fa parte della notturna. Last game 90 something percent, this time 50% with the 10 missing shot. Siamo passati dal 90% al 50%. I think 19 points in the second half, one shot for 3 points, timing, everything was bad for us. 19 punti nel secondo tempo, un solo tiro da 3, tutto male stasera. And of course, like I said at the beginning, credit to them for an outstanding game. E come ho detto all'inizio partita, bisogna dare merito a Sassari che ha giocato una partita meravigliosa. Coach, l'ultima cosa. Nei playoff c'è poco tempo tra una partita e l'altra per recuperare. Va lavorato anche sulla mente, sulla psicologia, sulla testa dei giocatori. First of all, I'm gonna give a day off tomorrow because we are coming on the stretch 7 days working. The league and practice preparation for the playoff and everything, they are really, really tired. You know, we are not the youngest roster in the league, and you can feel it. But like I said, I don't need any excuse. First of all, we coaches, we're gonna work tomorrow. Players are gonna get day off to reset completely, and Wednesday come to work. That's the number one. E prima cosa, domani i giocatori avranno un day off perché arriviamo da 7 giorni consecutivi di lavoro e siamo stanchi, abbastanza stanchi, abbiamo un roster non giovane, per cui però non voglio trovare scuse. Noi allenatori domani torneremo in palestra, lavoreremo, mentre i giocatori avranno una giornata libera per resettare completamente la testa. Quando si va a Sassari? Quando giochiamo giovedì e partiamo mercoledì. Mercoledì sera siamo lì. Allenamento qua e viaggio dopo pomeriggio. Va bene, grazie, arrivederci. Grazie mille, scusatemi una notte.